Ciao, in realtà avevo detto che avrei messo un box delle domande su Instagram tutti i giovedì, però questa settimana giovedì eravamo all'estero e quindi per non spoilerare il fatto che ero all'estero non l'ho messa. Perciò stamattina sono andata su Pinterest e ho scritto Question of the Day. Mi si è aperta da sola, quindi direi che questa è la domanda della domenica ed è quale lavoro faresti anche gratis, ossia qual è quel lavoro che non ti pesa fare, qual è quel lavoro che anche se non ti pagassero lo faresti lo stesso proprio perché ti piace al punto da farlo uguale. E fatemi sapere nei commenti qual è il vostro lavoro, diciamo dei sogni, qual è il vostro lavoro insomma che non vi pesa fare. Sicuramente uno è qualsiasi cosa che ha a che fare con i libri, quindi che sia lavorare in libreria piuttosto che lavorare in biblioteca, piuttosto che leggere e recensire libri. E questo anche perché comunque lo faccio un po' anche così su YouTube e lo faccio gratis perché al momento il mio canale non è eleggibile per la monetizzazione, quindi io non prendo soldi da YouTube per fare i video, li faccio perché mi piace farli. E qualunque cosa che abbia a che fare con i numeri, quindi dalla contabilità piuttosto che il gestire le finanze, piuttosto che qualunque cosa appunto abbia proprio a che fare con i numeri. Mi piacciono i numeri in sé, mi sono sempre piaciuti fin da quando ero piccola. In più sicuramente c'è anche da dire che avendo fatto, io ho fatto ragioneria, quindi l'istituto tecnico commerciale, e quindi gestire i numeri, gestire le finanze era quello per cui stavamo studiando, quindi probabilmente anche per quello. Diciamo che alla scuola non mi è molto pesata, o meglio mi è pesata l'anno, il quarto anno, ma perché avevo una professoressa che l'aveva presa con me e fortunatamente non era la professoressa di economia né di matematica. Sono due materie su cui sono sempre andata bene, ho sempre avuto la media del superiore all'8, sia di economia che appunto di matematica. E questo proprio perché mi piacciono i numeri. I numeri mi affascinano particolarmente, ma mi affascinano a livello più economico che matematica, diciamo scientifica. Matematica scientifica non è un qualcosa che mi ispira un granché, ma matematica collegata alla gestione delle finanze mi piace particolarmente. Però forse più i libri, forse più i libri. Mi piacerebbe lavorare io. Ho fatto il servizio civile in biblioteca, un sogno che è diventato realtà, nel senso che io ho fatto richiesta per fare il servizio civile, ho fatto domanda e poi potevi inserire, mi sembra, tre destinazioni o qualcosa del genere, tre uffici dove insomma ti avrebbero potuto mettere qualora fossi stata scelta. E io ne ho messo uno solo, e ho scritto solo biblioteca, quindi era se mi prendono per la biblioteca, se no non mi prendono, ciccia. E proprio perché non. A me piace stare a contatto con i libri, mi piace stare a contatto con gli autori, mi piace poter aiutare le persone a trovare un libro adatto a loro, perché io penso che ci sono tanti libri lì fuori e tante persone, anche quelle persone che non leggono, secondo me non leggono perché non hanno trovato il libro giusto per loro. E mentre la libreria può essere assolutamente d'aiuto, se una persona non è abituata a leggere, vedrà sicuramente al 99,9% la concezione che se io lo compro e non mi piace, dato che non leggo, sono soldi spesi. Sono soldi spesi male, sono soldi buttati fondamentalmente. Perciò la biblioteca su questo secondo me è più utile proprio perché il libro non lo compri, quindi potrebbe essere effettivamente un incentivo per chi non legge a leggere. Forse andrebbero fatte un po' più di iniziative legate alla biblioteca, proprio mirate a chi non legge, perché di solito, almeno qui da noi, le iniziative delle biblioteche sono molto mirate a chi già legge o comunque ai bambini che sì, non leggono perché non si sono ancora avvicinati al mondo della lettura. E invece secondo me andrebbe fatto anche qualcosa mirato a coinvolgere quegli adulti che non leggono, coinvolgere quegli adulti che non hanno trovato ancora il loro ramo, coinvolgere quegli adulti che
magari non hanno mai avuto nessuno che li ha spinti verso l'abitudine del leggere, anche perché tiene in movimento il cervello, ti tiene attivo, ti fa vedere anche delle culture diverse, anche senza dover, insomma, visitare altri posti. Tutto dipende appunto dal libro che leggi, ma se non lo leggi, cioè se non lo leggi diventa un po' più problematico. Quindi lavorare in biblioteca mi piaceva per questo, e questo è proprio uno dei motivi per cui mi piace lavorare con i libri. Quindi sicuramente è un lavoro che farei anche per gratis, anche perché lo sto facendo gratis, perché non mi paga nessuno per parlarne sui social, e non faccio un lavoro nella vita di tutti i giorni legato ai libri, e appunto sarebbe appunto qualunque cosa che fosse legata ai libri, che sia la biblioteca piuttosto che sia una libreria. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro lavoro che fareste anche a gratis, quindi quel lavoro che non vi pesa, quel lavoro per cui avete quella passione, che il fatto che abbia uno stipendio dietro è solo un incentivo in più. E noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!